volevano restassi zitto e muto. Ho messo un grosso vaffanculo sulla porta come benvenuto. Ciao a tutti ragazzi, rieccomi qua, buon 2015 innanzitutto, dato che non ci siamo visti, non ci vediamo dall'anno scorso, pensa un po' quanto tempo è, no, saranno 3 settimane, un mesetto che non faccio un video, proprio perché non c'ho tempo, o comunque ho poco tempo e quel poco che ho lo sfrutto, diciamo, in altra maniera. Comunque, ora siamo qui, avrei tante cose di cui parlarvi, infatti ce l'ho qui pronte. Ogni volta che mi ritaglio mezz'oretta cerco di farlo, da Rusga che non vedo l'ora di parlarvene e mi è rimasto qui, però per adesso avevo questa portata di mano, ho detto faccio subito questo dato che dovevo rigenerarlo e ho colto l'occasione. Stiamo parlando, in molti già lo sanno, dell'Oda by Rai Vapes, che per chi non lo sapesse è il modder che ha fatto in precedenza l'Orochi, questo qua. Atomizzatore molto bello, piccolino. In questo caso lo vedete, incredibile ma vero, su una box bottom feeder. L'ho rispolverato, o meglio, me la sono fatta dare per l'utilizzo con questo ODA. Dato che questo ODA, come andremo a vedere adesso poi nel dettaglio, ha la possibilità di usarlo in bottom feeder grazie al pin che viene fornito in dotazione. E quindi è un atom dripping, però si può anche utilizzare in bottom feeder, proprio come l'Origin. Andiamo a fare una svapatina al volo e poi andiamo a vedere da vicino. Andiamo a vederlo subito da vicino, non perdiamoci in chiacchiere. Ed eccoci qua per guardare da vicino finalmente l'Oda. Arriva in questo package, in questo packaging qua, una latta. Inizialmente era una bella bottiglia di vetro, ve lo dico perché ho avuto il piacere di vederla frantumata, perché è arrivata frantumata da me. Però inizialmente l'idea era di metterlo dentro una boccia di vetro. Era un packaging anche quello molto bello, però invece poi il modder ha optato su questa scatola, in quanto si vede che in molti, come è successo a me, si è rotto il packaging e quindi era poi un problema. Questa è la scatola, andiamo ad aprirla. Ora all'interno non c'è l'Oda perché l'ho già smontato qui per farlo vedere, già lo vedete. I festoni di Natale li ha lasciati dentro, in stile Benfield, come fa anche lui le boccette di liquido. Comunque all'interno non vado ad aprire sotto perché non c'è nulla, ho già tirato fuori tutto. Troviamo due bustine. In una, chiaramente che è vuota, c'è l'atomizzatore che adesso vi farò vedere. Nell'altra bustina invece troviamo, non so se li vedete, adesso cerco di, troviamo un pin, che in questo caso è il pin classico, perché quello bottom feeder l'ho già inserito nell'atomizzatore, quindi noi troveremo questo pin montato, il pin classico, e il pin bottom feeder nella bustina. Questo cosino che vedete qua, che non so che materiale sia, serve per tappare i fori che adesso vi andremo a vedere sulla parte dell'atomizzatore. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito a vedere l'atomizzatore. Leviamo i festoni di Natale. Allora, l'atomizzatore è qui pronto per farvelo vedere. Vedete già la coil montata, perché non sto a farvi vedere tutte le volte il procedimento di come montare la coil. Allora, partiamo subito dalla base, dal cuore dell'atomo. Eccolo qua. Questo qua è un atomo che nasce chiaramente è un dripper, nasce per il dripping. Però, notate bene, abbiamo fatto fare questi fori qui al modder e li ho voluti fare per l'utilizzo in bottom feeder, in modo che da questo foro qui risalga il liquido. Ce n'è uno di qua che trapassa fino all'altra parte del pin. E il pin che vi dicevo prima, vi faccio subito vedere questo, forato ovviamente a brugola, mentre l'altro classico
a taglio. Già che sono qui, vi faccio vedere immediatamente l'incisione Oda con questi simboli giapponesi, cioè scusate, filippini, adesso non so se sia, non so che simboli siano comunque. 123 è il seriale e Rai Vapes è il mod che lo fa. Come vi dicevo, un atom bed ripping, in questo caso lo vediamo configurato in dual coil. Ho fatto semplicemente delle spire su un cacciavite di diametro 2,4, 7 spire per parte, per una resistenza complessiva di 0,7 ohm. L'atomizzatore ora è in dual coil, ma come ben vedete si può settare in single, in dual, in trial, come vogliamo. E la configurazione che lui consiglia, poi nessuno vi vieta di provarla anche in orizzontale la coil, però mi sembra un atom più in stile Origin, quindi da farla in piedi, quindi in verticale. Molto semplice anche questo da settare. La sua basettina sotto la nostra resistenza per alloggiare un pochettino di cotone, quanto basta. Di cotone comunque ce ne sta, sembra che non ce ne sta, ma vi posso garantire che ce ne sta. In bottofila chiaramente è una figata, perché comunque squoncando noi andiamo comunque a bagnare il cotone e non abbiamo problema di drippare, dato che non c'ha la sua vaschettina concava e grossa come l'Origin, quindi la quantità è chiaramente più limitata dell'Origin, ma vi posso garantire che ci sta comunque una buona quantità di cotone. Il pin ve l'ho già fatto vedere, questo button feeder, non so che materiale sia, dovrebbe essere, e non dovrebbe essere, mi sembra che ci sia scritto rame placcato argento, perché difatti la prima versione che mi è arrivata dell'Oda, quella che vi dicevo con la boccetta di vetro, aveva il pin del rame. Adesso questo qua con lo button feeder è un altro discorso, ma l'altro pin era il rame, quindi pare che abbia fatto la placatura argento. Andiamo a vedere comunque la particolarità di questo atom, che risiede appunto nel passaggio dell'aria. Il passaggio dell'aria viene effettuato attraverso queste scanalature, ovvero attraverso questo foro che se non sbaglio è da 2 mm, così a occhio e croce, non sono certo di questa cosa, ma mi sembra proprio da 2 mm. Quindi noi con la nostra bella resistenza montata andiamo ad alloggiare il cap sopra, corrispondenza al foro chiaramente della coil, O-ring in questo caso non ve l'ho detto, rosso, vabbè, che comunque si vede, è più elastico diciamo di quelli neri. Andiamo a chiudere, fa la chiusura perfetta. E quindi, come vi dicevo prima, questi cosini che vi danno nelle bustine servono ovviamente a tappare i fori che noi non utilizziamo. In questo caso io, come vedete, vanno a incastro, li inserite tranquillamente col dito, poi magari vi aiutate anche con il cacciavite. Ne ho tappati due, uno da una parte e uno dall'altra, perché ho fatto la dual coil. Volevo fare la single coil e ne tappavo un altro, quindi ne lasciavo solamente uno libero. Avendo ritappati, chiaramente ora questo qui, come vi dicevo, l'aria passa da qui, si va a incanalare in questa scanalatura e poi attraverso questo cap che chiude il tutto, questi fori, voi direte come passa l'aria. Ora vi faccio vedere il tutto. Andiamo a chiudere in corrispondenza, cioè ovvero mettiamo questo taglietto qui in corrispondenza della scanalatura dove c'è il foro. Sono tanti i fori, possiamo solamente lasciarne uno libero per la single coil o doppio o quad coil. Ci abbiamo veramente molteplici possibilità. C'è anche una possibilità volendo di regolare l'aria, perché se io vado a inserire la scanalatura, so se riuscite a vedere bene, in corrispondenza della fessura sotto, posso magari anche decidere di metterla a metà piuttosto che metterla tutta aperta. Anche perché sì, è sì un dripper, ma non è quel dripper, poi vi farò vedere anche durante la prova di svapo, non è quel dripper che ha questa ariosità mostruosa. Tutto aperto a me piace, perché ormai a me piacciono i tiri aperti, però non ha tutta questa mostruosità in ariosità, eh? Si va a mettere poi il suo cap superiore, che come ben vedete è filettato. Questo è il suo drip tip proprietario in teflon con la basetta in acciaio, quindi acciaio, scusate teflon, derby, scusate, acciaio
con la parte sopra della sua camicetta in derlin, nero in questo caso, filettato. Andiamo a vitare. Come vedete, rimane questo taglietto in stile appunto UFO, da dove vi ho fatto vedere i taglietti sotto, andrà a passare l'aria. Quindi è un passaggio dell'aria molto particolare. Intanto vediamo anche l'incisione ben fatta, il logo Rai Vapes, con questi simboli, uno di qua e uno di là. Un atomizzatore molto piccolo, bellino, che ora difatti andrò a mettere il cotone ed andrò a parlarvi. Alto non mi viene da dire, la filettatura è a dir poco perfetta, come si appoggia si inserisce perfettamente, e la cosa bella è che noi possiamo anche tirarlo su, in modo che quando andiamo in giro magari vogliamo appoggiare il nostro PV o la box, dipende da dove lo mettiamo, e il liquido non ci fuoriesce perché andiamo a chiudere i fori, poi così lo ritiriamo giù. Ragazzi, è un bel atomizzatore. Sinceramente questo passaggio dell'aria non l'avevo ancora visto in nessun altro dripper, quindi ho colto l'occasione per parlarne, dato che comunque lo sto utilizzando con gran piacere. Quindi ora semplicemente vado a mettere il cotone, non vi faccio neanche vedere tutto il procedimento, tanto vado a mettere chiaramente il cotone qui sopra, qui dentro, e poi vi faccio vedere tutto montato. Datemi un secondo. Eccoci qua, il cotone l'abbiamo montato. Come vedete, la quantità più o meno che metto è questa qua. Faccio vedere subito lo squonk. Ecco, non ho tenuto dall'altra parte, mi è uscito lo sportello. Sale il liquido perfettamente. E ora non ci resta, ragazzi, di andarlo a gustare. Ed eccoci qua, dopo aver rigenerato, o meglio, l'ho rigenerato prima io, poi vi ho fatto vedere la cosa già montata. Mi scuso se alcuni volevano vedere magari il procedimento, ma sinceramente di far vedere tutte le volte, poi chi lo fa, beato lui che ha tempo di farlo e voglia di farlo, dato che magari ha un'attrezzatura anche webcam posizionata in una certa maniera che riescono tutte le volte a farli vedere il procedimento, ma non è tanto quello il punto. Il punto è che comunque una micro coil ormai la sanno fare veramente quasi tutti, ce la sa fare anche mia nonna. A Natale infatti si è messa lì tra una tombola e l'altra, me ne faceva lei, era una battuta ovviamente, però nel senso la micro coil, chi segue questi video si presume che sappia già comunque fare queste cose, dato che per arrivare a questi atom qui si passa in generale si passa da altre più semplici, non che questo non sia semplice, e quindi ho deciso di farla vedere già montata. Poi vi ho fatto vedere il cotone dentro. Ho fatto 7 spire, ve lo dico, questo ve lo dico, 7 spire per parte su un cacciavite del diametro 2,4, comunque una punta del 2,5, è venuta fuori una resistenza da 0,7, come avete visto dual coil, sto spingendo a 23 watt. Andiamo subito a fare la prova di svapo, non perdiamoci chiacchiere, vi do le mie sensazioni, a caldo no perché lo sto usando veramente da un po', su questo HOD. Sconcatina, che da una vita che non prendevo in mano una box molto fine, mi sembra una cosa nuova, perché quando è tanto tempo che non le prendi in mano queste cose qui, avevo abbandonato il bottone filo, sono sincero, lo riprenderei in mano, o lo riprenderò, o l'ho già ripreso, chi lo sa, solamente ed esclusivamente per utilizzare questi tipi di atom qui, che sia l'Oda, che sia l'Origin, qualsiasi atom che è possibile da dripping moddarlo in bottone filo, mi farebbe veramente gola e mi piacerebbe usarlo sulle box. Ragazzi, l'atto di vapore ne fa, però la cosa che vi voglio dire è la resa aromatica. La resa aromatica è veramente di alto livello, a mio avviso. Si sentono benissimo sia i fruttati, adesso sono in dual coil, l'ho provata in single coil, in dual, in trial, in quad, preferisco però stare o sulla single o sulla dual, poi dipende sempre che liquidi usiamo. La resa aromatica, come vedete, è buona, e il tipo di tiro è particolare, perché come avete visto poco fa, il passaggio dell'aria è innovativo, è diverso da tutti gli altri dripper
che ci sono in circolazione. Quindi passando così l'aria vi darà un tiro che non è quel tiro di polmoni, anche se mi vedete farlo. Può sembrare che lo faccia di polmoni, ma vi posso garantire che sì, lo faccio lievemente di polmoni, però non totalmente spalancato come sono abituato a fare o siete abituati a fare con altri dripper con i fori grossi. Quindi è un tiro, diciamo, semipolmonare, se proprio se vogliamo dire un termine. La boccata, secondo me, è giusta. Poi vi ho fatto vedere che volendo possiamo anche spostare le fessure sopra per andare a chiudere magari parzialmente a metà o anche di più, occludere il passaggio dell'aria, quindi si strozza un attimino di più il tiro e diventa più contrastato. Certo, non è un tiro chiuso, ma neanche se lo regolate proprio, cioè se vi piace proprio il tiro chiuso chiuso, non lo è. Però secondo me funziona bene proprio con questo tipo di passaggio dell'aria, a mio avviso. Ragazzi, è un bel oggettino, un bel oggettino. Poi mi piace anche, sinceramente, mi piace anche esteticamente. Bellino, piccolino, compatto, col suo UFO sopra, da dove passa l'aria, vi ricordo che passa da qui l'aria, ovviamente. È un bel giocattolino, sinceramente. L'ho usato, sinceramente, adesso lo sto usando in bottlefield, ma l'ho sempre usato in dripping e mi sono sempre trovato da Dio. Mi drippavo le mie goccine, mi provavo i miei liquidi e me li gustavo. Non è un atom da nuvoloni, è un atom più da degustazione, per gustarci i nostri liquidi e sentirli il meglio possibile, diciamo. E 50 il liquido, il vapore bello corposo, come vi ho detto l'aroma è buono, la facilità di rigenerazione è pari, e dico pari a quella dell'Origin, quindi non difficile. La resistenza verticale, ma come vi ho detto, potete anche sbizzarrire e provare a farla in orizzontale. C'è chi sull'Origin la fa in orizzontale e dice che è meglio in orizzontale. Personalmente, io l'ho provata sull'Origin in orizzontale e non mi è piaciuta come mi è piaciuta la verticale. Questo qua, anche il mod ha detto, nasce per la resistenza verticale, quindi bah, vedete voi. Poi ognuno fa le prove del caso. A me piace più in verticale, secondo me, guadagna di più di aroma sia sull'Origin che su questo. Che dire, ragazzi, Oda promosso a pieni, pieni, pienissimi voti. Bottlefeeder l'ho riscoperto sinceramente con questi tipi di atom qui. Io ve lo consiglio, anzi, se lo trovate o avete modo di provarlo, fatemi sapere su Facebook o in generale come vi siete trovati, che setup avete trovato più idoneo su questo atomizzatore per sentire meglio l'aroma, perché vi ripeto, è più d'aroma che nuvoloni. È un dripper, sì, ma non è un dripper da fori grossi, da close chasing, è un dripper da degustazione. Quindi ragazzi, da Loda, di Rai Vapes e da Vaporum è tutto. Io vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video, magari su qualche altro atomizzatore, da dripping o a mesh, o vediamo qualche liquidino. C'ho un po' di liquidino di cui parlavi, vediamo un attimo sul tempo quello che è. Anche il cane vi saluta, vedo. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Alta svapatia. Penso di aver detto tutto, spero di aver detto tutto. Mi scuso, devo dire una cosa, mi scuso dell'audio durante la visione appunto dell'atomizzatore in tutte le sue parti, perché purtroppo avevo svalvolato l'aria, non ho avuto tempo, non ho avuto voglia di rifarlo, quindi abbassate un po' il volume se sentite, sembra di essere veramente in un tunnel. È quello che è i dispositivi che ho qui per registrare, quindi accontentatevi di quello che c'è. Ragazzi, io vi saluto e